Nessun rischio per la salute. Il fumo rosa uscito da una delle ciminiere della Chimet di Badia Alpino lo scorso 2 marzo è stato al centro del dibattito del Consiglio Comunale di Civitella in Valdichiana. Il sindaco Ginetta Menchetti e l'assessore all'ambiente Tavernesi hanno reso note le risultanze di ARPAT e ASL sull'accaduto. L'amministrazione ha chiesto all'azienda la possibilità per la popolazione di poter visitare lo stabilimento. Purtroppo nell'informazione abbastanza convulsa da varie fonti di questi giorni si parlava di iodio 131 che sarebbe stato davvero preoccupante. Questo non lo dico io, lo dice gli stessi enti competenti, non trattasi assolutamente di iodio 131 radioattivo. Uno, perché l'azienda ha un portale di radioattività che controlla il rifiuto in entrata e due, perché non sono queste le modalità di smaltimento. Quindi su questo possiamo rassicurare la popolazione e in virtù anche delle ultime comunicazioni di ASL e ARPAT, come ho avuto modo già di fare, comunque lo riconfermo, ne approfitto, nessun provvedimento è da prendere per la salute pubblica. Quindi questo è stato un incidente, diciamo, con questo colore viola che legittimamente ha preoccupato la popolazione, ma che da un punto di vista di pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, fortunatamente nulla è successo. Dalla minoranza il consigliere Fabio Badì ha espresso perplessità sulla tempestività dell'intervento di ASL e ARPAT avvenuto nei giorni seguenti alla fuoriuscita di fumo rosa. Mi sono permesso di dire che stavolta è andato bene, se le autorità competenti arrivano il giorno dopo a controllare quello che succede, se purtroppo invece di essere una fuoriuscita sembra semplicemente di iodio, anche se di origine farmacologico, fosse stata una fuoriuscita radioattiva, noi il giorno dopo la raccontavamo male. I problemi erano già arrivati. Quindi le autorità competenti oltretutto rilanciano quelle che sono risultanze delle loro verifiche dopo 10-15 giorni. Cioè, mi sembra che in certi casi ci potrebbe essere più celerità.